noi una buona parte del coordinamento nazionale Mare Libero, che è un coordinamento di associazioni presenti su tutto buona parte del territorio nazionale, costituito appunto da tanti comitati locali che localmente si battono per il mare e le spiagge libere. Quindi darei immediatamente la parola a Manuela Salvi, del Comitato per la difesa delle spiagge libere e del mare della riviera di Ulisse di Gaeta in provincia di Latina. Manuela, se ci sei puoi accendere il microfono e intervenire. Sì, ho acceso, mi sentite? Sì? Sì, sì. Okay. Sì. Grazie Agostino, buonasera a tutti. Io userò i miei 5 minuti in maniera molto breve e sintetica. I problemi che ci sono sulla riviera di Ulisse, che è il territorio che va nel sud pontino, quindi nel Basso Lazio, da Minturno, dal comune di Minturno fino al comune di Sperlonga, sono comuni a tutte le altre realtà qui rappresentate, quindi non mi dilungherò sulle problematiche del nostro territorio. Quello che noi siamo un comitato di formazione recente, siamo operativi sul territorio da un paio d'anni, io sono la rappresentante ufficiale, quindi parlo a nome di un gruppo di persone che hanno deciso di ribellarsi. Quello a ribellarsi a che cosa? Al fatto che prima il mare, la spiaggia, erano parte della nostra vita quotidiana come abitanti di città costiere e oggi non più. Semplicemente noi non abbiamo più il diritto di accedere alla spiaggia, al mare, né d'estate e adesso neanche d'inverno, perché anche d'inverno con la destagionalizzazione queste concessioni vengono prolungate a oltranza, rimangono sulla spiaggia recinti, manufatti, baracchini, attrezzature, eccetera. Quindi la spiaggia che una volta apparteneva ai cittadini, perlomeno d'inverno, adesso neanche d'inverno, e di fatto tutto il litorale è stato privatizzato tra concessioni balneari di stabilimenti e concessioni delle spiagge libere attrezzate. Quindi se non è una cosa è l'altra, fatto sta che è stato tutto completamente privatizzato. Quindi noi ci siamo mossi, abbiamo reagito, abbiamo cominciato a protestare da effetti ignoranti. Io sottolineo, io faccio la scrittrice per bambini, quindi lavoro nell'editoria per ragazzi, non so niente di legge, non capisco neanche il linguaggio, mi sono dovuta mettere a studiare delle cose che per me non avevano neanche senso a livello logico. Ci siamo attivati, abbiamo assunto un avvocato e lo abbiamo messo in azione per scoprire che cosa, per scoprire diciamo di base quello che noi come persone non addette ai lavori abbiamo capito in questi 2 anni, è che di fatto il cittadino viene su questo fronte un po' preso in giro dalla legge, nel senso che la legge ci dice che se subiamo un abuso sul demanio comunale, quindi perpetrato quasi sempre da parte del comune, perché il comune è preposto al controllo, quindi se noi subiamo un abuso, da chi, da quale istituzione dobbiamo andare a protestare? Dal comune. Quindi il comune è sia l'istituzione che perpetra l'abuso e sia l'istituzione preposta a controllare l'abuso, il che a noi ci è pazza, non una presa in giro ma quasi un'offesa, perché non, cioè, praticamente noi cittadini che vogliamo protestare ci ritroviamo a fare i piccetti sulla ruota, cioè a girare intorno a queste leggi che ci rimandano poi sempre alle stesse persone. A livello regionale io non voglio fare supposizioni, ma comunque le relazioni tra politici, tra enti, tra comuni, tra vari uffici eccetera, sono quelle che sono. Quindi di fatto noi in questi 2 anni che cosa abbiamo capito? Semplicemente che come cittadini non abbiamo voce in capitolo, cioè la spiaggia è anche nostra, il demanio è pubblico, quindi è un bene comune che appartiene anche a noi, ma di noi non se ne frega niente nessuno. Quindi anche tutto il discorso sull'imprenditoria, lo sfruttamento delle spiagge, sfruttamento del turismo, si parla sempre e soltanto di sfruttamento, ma non abbiamo mai sentito un discorso che fosse coerente con i tempi che corrono, cioè con la problematica ambientale, con il cambiamento climatico, con l'erosione delle coste, con tutta una serie di questioni importanti e contemporanee. Perciò dopo 2 anni noi che cosa possiamo dire? Possiamo dire che secondo noi questa protesta è utile perché fa sentire la voce dei cittadini, ma noi nel fattivo, di fattivo, non riusciamo a fare niente.
perché non abbiamo nessuna istituzione dalla nostra parte, non c'è nessuno che ci appoggia, il TAR, i vari ricorsi che abbiamo fatto, c'è un muro di gomma compatto a livello politico, quindi quando qualcuno dice, dottor Sabella ha detto c'è la volontà politica, secondo noi no. Detto questo, che è diciamo un po' il sunto della situazione, la proposta concreta per noi, per, io lo dico diciamo a nome del gruppo che rappresento, ne abbiamo discusso tante volte, è l'esigenza di una legge nazionale, quindi che non sia affidata al singolo comune o alla singola regione la gestione di questa cosa, una legge nazionale che deve equiparare, questa per noi è la proposta completa, deve equiparare le spiagge a tutti gli altri ambienti naturali, come i parchi, le aree protette, le montagne e tutte le zone che sono protette da leggi ambientali, non commerciali, demaniali, si sente parlare di demanio marittimo, la cosa portuale. La spiaggia è un bene naturale, per prima cosa, secondo noi. Quindi abbiamo visto nel corso degli anni 80, degli anni 70, che per salvare le aree verdi è stato necessario, dagli abusi edilizi è stato necessario fare le aree protette, noi qui nella riviera di Ulisse ne abbiamo più di una, perché il promontorio del Gaeta, dove c'è la montagna spaccata, che se non ci siete mai andati andateci, doveva diventare la Monte Carlo d'Italia, dovevamo farci alberghi e casinò, e fu salvata dal WWF e trasformata in un'area protetta ed è ancora lì. Allora la legge nazionale, visto che il problema non si risolverà mai, perché questi soggetti che si definiscono imprenditori non si accontenteranno mai, cioè nel senso che non hanno la misura del non c'è fine a quella, alle loro richieste, quindi come diceva qualcuno, il cemento, le costruzioni, le cose, ogni anno si aggiungono, ogni anno c'è una nuova costruzione, ogni anno un nuovo cancello. Quindi non c'è da parte di questi imprenditori la coscienza del fatto che stanno operando su un bene comune, non gliene frega niente. E quindi se non c'è una legge nazionale che protegge le spiagge e i cittadini a cui le spiagge appartengono, secondo noi non si va da nessuna parte, perché si continua a parlare della spiaggia come di una cosa da sfruttare e secondo noi l'errore sta lì. Quindi proposta concreta, una legge nazionale che equipari le spiagge alle aree naturali protette, punto, e che quindi limiti i servizi fuori dalla spiaggia, come si fa in tantissimi paesi del mondo. Ci possono essere ristoranti, alberghi, tutto quello che volete, ma fuori dalla spiaggia, non sulla spiaggia, e che chi vuole andare in spiaggia si comporta esattamente come chi va in montagna. In montagna, al Trentino Alto Adige, non troviamo le scale mobili per andare al rifugio, dobbiamo soffrire o di impianti fatti apposta in determinati punti, oppure andare a piedi, perché è un'area naturale, non può essere trasformata in un centro commerciale. Quindi questa è la nostra proposta. Scusate la demenza, ma io dopo 2 anni di questa cosa non posso più. E quindi niente, per noi questo è l'unica speranza, è una legge nazionale che protegga le spiagge. Grazie.